Rudolf VIII è stato un grande storico delle religioni del secolo scorso. Diceva che il mistero di Dio è fascinans et tremendum. Affascinante, ti attira, ti lega a sé, ti prende dentro, è tremendum. Allo stesso tempo ti fa tremare i polsi, le vene, ti spaventa, fascinans et tremendum. Occorre cautela, questa è l'idea, come il bimbo deve avvicinarsi con cautela al fuoco, occorre cautela nell'avvicinarsi al mistero di Dio, fascinans et tremendum. E quello, la prima pagina che abbiamo ascoltato, tratta dal libro di Esodo, esprime attraverso l'immagine di Yahweh che, volendo proteggere il suo amico Mosè dalla sua gloria debordante, prende Mosè, lo mette nell'incavo della roccia e mentre passa con la sua gloria incontenibile, con la mano copre l'incavo della roccia così che Mosè non sia annientato dalla gloria divina, e poi toglie la mano a Yahweh quando è passato, dicendogli: puoi guardarmi alle spalle, non il volto, non lo reggeresti. Anche nella tradizione classica ci sono personaggi che vengono annientati dalla gloria di Zeus, no? Semele, la madre di Dioniso, quando è incinta del suo bimbo, è messa incinta da Zeus e insiste con Zeus: fammi vedere la tua gloria, rivelati veramente per quello che sei. E Zeus non vuole, ma alla fine quella ha tanto insistito che Zeus cede e in un attimo Semele viene incenerita dalla gloria di Zeus. Occorre cautela nell'accostare il mistero del Dio vivente. Noi nei nostri tempi l'abbiamo un po' riespresso in qualche modo, no? Nel 1981 uscì Indiana Jones e i predatori dell'Arca Perduta, vi ricordate? Mentre preparavo queste note mi veniva in mente l'impressione che mi fece la scena conclusiva del film, no? Sono i nazisti che per tutto il film hanno cercato avventurosamente di entrare in possesso dell'Arca dell'Alleanza, che custodisce ancora le due tavole, le 10 leggi che Mosè ha dato al popolo sul Monte Sinai, no? E quest'arca che è andata perduta da più di 2000 anni, è rimasta sepolta sotto le sabbie d'Egitto, i nazisti finalmente ci mettono sopra le mani perché vogliono farne un'arma devastante contro gli alleati durante la Seconda Guerra Mondiale. E la scena conclusiva è quella di questo gruppo di nazisti che fanno questa liturgia bizzarra intorno all'arca, e intanto ci sono i due eroi buoni del racconto, no? Indiana Jones e la bella fidanzata legati a un palo un po' di fianco, e Indiana Jones che dice alla fidanzata: qualunque cosa succeda non guardare, tieni chiusi gli occhi. E allora quando socchiudono il coperchio dell'arca si scatena questa potenza incontenibile, angeli che sembrano demoni attraversano l'aria, questo impeto di fuoco e poi fulmini che inceneriscono tutti i nazisti. E io mi ricordo molto bene, uscivo da quel film dicendo: mamma mia signore, ma tu sei pericoloso, no? Mi è rimasta dentro questa cosa, perché il racconto di Esodo e tanti altri racconti dell'Antico Testamento e alcuni del Nuovo Testamento proprio questo vogliono fare, questo effetto vogliono suscitare. Vogliono suscitare un senso di trepidazione. Occorre cautela, dicono questi racconti, nell'accostare il mistero del Dio vivente, marcare una necessaria distanza dalla santità fascinosa e terribile. Il senso del sacro come il senso di qualcosa di rischioso, di dirompente, pericoloso, perché non sai bene come ne uscirai da questo incontro che è anche una lotta. E poi arriva il Vangelo di Giovanni, dove si racconta che Filippo, uno dei dodici, nell'ultima cena con Gesù, pone a Gesù la domanda che abbiamo sentito porre da Mosè a Yahweh. Mosè che dice a Dio: senti, mostrami la tua gloria, fammi vedere quel che sei, così che io possa entrare in intimità profonda con te. E Filippo chiede a Gesù:
Maestro, mostraci il Padre e ci basta. E Gesù ha una reazione un po' indispettita, perché dice: ma come mostraci il Padre? Ma scusa Filippo, è tanto tempo che sei con me, sono 3 anni che mi vieni dietro e ancora non hai intuito che io sono nel Padre e il Padre è in me. Chi vede me vede il Padre. Cosa vuol dire mostraci il Padre? Ma non hai ancora capito che la gloria di Dio si racconta attraverso di me. E Filippo e noi con lui rimaniamo un po' interdetti, no? Perché ci rendiamo conto che Gesù sta dicendo: guarda, c'è la possibilità di avere, come dire, stare accanto al mistero del Dio vivente, alla sua gloria, e non rendersene conto. Ma la potenza di Dio è diventata trascurabile? Si può avere a che fare con Lui senza rendersene conto? Il fatto che la gloria di Dio sia diventata un uomo, Gesù di Nazareth, l'ha privata della sua inarginabile potenza? Non c'è più da essere cauti ad avvicinarsi al mistero del Dio vivente. In altri passi dell'Esodo, il popolo di Israele va da Mosè e gli dice: ascolta Mosè, quando Dio scende sul monte, sul Sinai, e ci sono terremoti, esplosioni di fuoco, fulmini, suoni di trombe insostenibili, noi abbiamo paura, noi moriamo così, facciamo così, vai tu, ascolti la sua parola e poi ce la dici, la tua parola la possiamo reggere, la sua parola non la reggiamo, fai tu da schermo. E quindi Mosè fa da schermo, la sua parola in effetti contiene la potenza del Dio vivente, ma senza quell'effetto devastatore. Però intanto sullo sfondo ci sono sempre i tuoni, i fulmini. Quella parola di Mosè è carica di quella potenza lì, che però rimane lontana. Ma poi con Gesù tutto l'apparato viene meno. Nei Vangeli non si parla di fuoco, di fulmini. Gesù non disintegra i nazisti, non disintegra i farisei che gli sono ostili. È la grande domanda che attraversa tutta la modernità. Ma che fine ha fatto Dio? Cos'è, si è perso? È morto, qualcuno dice, Dio è morto. Perché non si avverte più la sua potenza debordante. Non c'è più bisogno di cautela nell'avvicinare il mistero del Dio vivente. Mi viene in mente quel quadro di Peter Bruegel, una volta forse l'abbiamo già messo un po' al centro della riflessione. Peter Bruegel il vecchio, la salita al Monte Calvario, 1564, 500 figure, sapete come dipinge Peter Bruegel, 500 figure in questo quadro, una umanità brulicante, una scena sostanzialmente di sagra di paese, no? E c'è gente a cavallo, ci sono scorci familiari, vita quotidiana, gente a piedi, gente seduta, una donna che piange, uno che porta un fagotto, uno che porta una bandiera, una fiumana di gente che lentamente, un po' distrattamente, fluisce verso un punto lontano, in alto a destra, nel quadro. E là in fondo, lontanissimo, un gran cerchio di gente intorno a 2 croci piccolissime, quasi invisibili. Allora uno vede le 2 croci e dice: ah, ci sono 2 croci, no, questa sarà una crocifissione. E dov'è la 3ª croce? E poi il Calvario, dov'è? Che non c'è lo spunzone di roccia. Ah sì, c'è lo spunzone di roccia. Però a sinistra non c'entra niente perché c'è su un mulino a vento. E dov'è Gesù? E uno si mette a cercarlo e trova che al centro geometrico del quadro c'è la figurina di Gesù steso a terra, schiacciato sotto la croce. E uno guarda il quadro e dice: beh, ma tu, Signore della vita, puoi ancora dire qualcosa nel mondo nostro? Perché nessuno si accorge che ci sei. Nessuno ti rivolge la parola. Sei ininfluente. Non sei più fascinans et tremendum. E poi passano 300 anni e arriva quel quadro di James Ensor, l'entrata di Cristo a Bruxelles nel 1889.
anche lì una specie di corteo di carnevale, dove i personaggi sono in realtà delle specie di maschere, le più strane, le più bizzarre, fantocci che si muovono senza vita, si sfiorano, si superano senza guardarsi, senza vedersi. È un quadro che mette al centro anche le tensioni sociali della fine dell'Ottocento. C'è uno striscione con scritto «Viva Anzele e Gesù!». Anzele è un fondatore del Partito Socialista Belga. È una specie di corteo, una manifestazione di massa dei lavoratori. E Gesù è un estraneo. C'è lì, in fondo, non lo si nota, nessuno lo guarda, un po' come nel quadro di Peter Bruegel, la massa di uomini intorno gli è indifferente. E sta benedicendo Gesù perché c'ha il braccio alzato, ma si capisce che è un gesto impotente, quasi distratto. E uno guarda il quadro e dice, guarda che forse oggi è proprio così. Percepiamo che Dio è un po' così. Cosa ce ne facciamo? Oh, nel racconto di Esodo Dio difende Mosè dalla sua debordante gloria che potrebbe annientarlo in un attimo, ma noi di quella gloria, come Filippo nell'ultima cena, noi di quella gloria non vediamo traccia. Forse qualcosa ci è rimasto di questo fascinans tremendum quando poniamo attenzione alle cose come sono. La potenza degli atomi, la straordinaria complessità della materia così com'è. Oppure, l'altra sera ho guardato un documentario su Pulsar e Quasar. Quasar, queste sorgenti energetiche inconcepibili a miliardi di anni luce di distanza, con una luminosità, dicevano, una quasar di quelle grandi ha una luminosità pari a 60 milioni dei nostri del nostro Sole, pari a 100 galassie che hanno ognuna 100 miliardi di stelle, come la Via Lattea. Sono delle robe che tu dici, mamma mia, uno si mette di fronte a una roba così e dice, beh, un po' di fascina, se tremendo non ce l'ho ancora, ma davanti al mistero del Dio vivente, e uno legge il Vangelo di Giovanni e scopre che lì si parla di gloria, la gloria di Dio. Gesù nella seconda parte del Vangelo parla più di una volta della gloria, e però dice, guardate, la gloria ha cominciato a raccontarsi in un altro modo. Non disintegra i nazisti? No. E quando Dio parla non ci sono tuoni e fulmini dal cielo? No. E uno dice, no, ma a me piacerebbe che ogni tanto incenerisse qualche nazista, qualche mafioso piccolino. No, dice Gesù, non fa così. Perché? Perché Dio non è così. Sì, ma allora la gloria di Dio dove risplende? E Gesù dice, guarda, risplende nell'amore incondizionato e definitivo. Questa è. Sì, ho capito, Signore, nell'amore incondizionato e definitivo, che gloria è? E Gesù dice, questa è la gloria. La gloria di Dio è la gloria del granello di senapa. Granello di senapa? Eh sì, dice Gesù. Sembra poca cosa, Però che potenza! Prova a frenarlo il granello di senapa che trova il modo di venire su. La gloria di Dio, dice Gesù, ha la potenza del lievito. Il lievito. Dice Gesù, il lievito. È poca roba, no? Prendi un pugnetto, lo metti lì nella farina e la fa fermentare tutta. Prova a fermare il processo di fermentazione. È potente, ma devi saperlo riconoscere. La gloria di Dio lavora nascosta, dice Gesù. Lavora nascosta nella folla, nelle fiere di paese, tra la folla delle esposizioni universali a Bruxelles. Lavora di nascosto. E poi, dice Gesù, il fascinans et tremendum
C'ha questa caratteristica che vuole suscitare gioia. Vuole suscitare gioia. Chesterton dice in una delle sue pagine che l'uomo è davvero vivo quando attinge alle segrete sorgenti della gioia. L'uomo è più se stesso, è più simile all'uomo, scrive, quando in lui la gioia è un elemento essenziale, quando è radicato nella gioia. Mi sa che viviamo tempi in cui, o veniamo comunque da tempi in cui, l'idea è che un uomo è veramente uomo quando è triste, quando è disperato, perché lotta contro la disperazione iscritta nelle cose. E Chesterton dice, ma no, iscritta nelle cose c'è una gioia profonda, che è la gloria di Dio. C'è un passo che mi piace tanto, dice così: la gioia è il fragoroso lavoro per il quale ogni cosa vive. Che bello. La gioia è il fragoroso lavoro per il quale ogni cosa vive. Ogni cosa vive esprimendo gioia. Gli atomi, le molecole, la potenza, gli elettroni sono gioia all'opera. Questa è la visione biblica mediata da Chesterton delle cose. Perché, Signore, stai in silenzio? E fulminalo qualche nazista, e dai. Perché stai in silenzio? Perché non ti percepiamo smuovere le montagne? E Chesterton risponde così. La volta celeste sopra di noi non è sorda perché l'universo è stupido. Il silenzio non è il silenzio indifferente di un mondo senza fine e senza scopo. No, al contrario, il silenzio intorno a noi, sentite che bello, il silenzio intorno a noi è una piccola e pietosa calma, come la calma piena di sollecitudine nella stanza di un ammalato. Cioè dice, immagina di essere un ammalato nella tua stanzetta e accanto c'hai una persona che ti vuol bene, non è invadente, non ti disturba, ma quel silenzio nella stanza è pieno della sua presenza, della sua cura. Ecco, dice, noi siamo nel mondo così. C'è una presenza piena di cura, non l'avverti, è all'opera. E dice, forse questo silenzio delle cose ci è concesso perché l'energia frenetica delle cose divine ci abbatterebbe come in una farsa ubriaca. Forse siamo seduti in una camera stellata, sotto pulsar e quasar, in una camera stellata e silenziosa, mentre le risate dei cieli risuonano così forti che noi non le possiamo sentire. È bello, eh? Risuonano così forti le risate del cielo, la gioia fondamentale delle cose, che noi non riusciamo a sentirle, non ce ne accorgiamo. Ma è all'opera. Questa, dice Gesù, è la gloria di Dio. È una grande avventura imparare a riconoscerla un po' per volta. La gioia del Signore ci accompagna.